L'impronta digitale sul nastro è l'impronta dell'assassino. Va trovato in un ambito diverso da quello della caserma e della famiglia Mottola, così come è stato detto chiaramente nella sentenza, che dice che ci sono gravi, fondati indizi della partecipazione di terzi estranei all'omicidio di Serena Mollicone. Importantissimi della sentenza sono che Tuzzi non è attendibile, non è credibile, Serena Mollicone non è mai entrata in caserma, la porta che gli inquirenti ritenevano essere l'arma del delitto non è l'arma del delitto, abbiamo ragione noi, praticamente la sentenza ci ha dato ragione su tutti i campi. Pienamente d'accordo anche sul fatto che il maresciallo Mottola non ha mai effettuato alcun depistaggio, si è comportato in maniera seria, ha fornito un alibi, non c'è alcun elemento contro Imottola. Le impronte dattiloscopiche di DNA sul nastro che ha legato Serena Mollicone sono riferibili all'assassino. Quindi nel momento in cui si trova il produttore, proprietario, appostitore di queste impronte, noi troviamo l'assassino. Ci sono delle impronte che sicuramente non appartengono alla famiglia Mottola e agli altri coimputati, è ovvio che appartengono a colui il quale ha confezionato Serena e che probabilmente l'ha uccisa, e quindi va trovato in un ambito diverso da quello della caserma e della famiglia Mottola, così come è stato detto chiaramente nella sentenza, che dice che ci sono gravi, fondati indizi della partecipazione di terzi estranei all'omicidio di Serena Mollicone. L'impronta digitale sul nastro è l'impronta dell'assassino. Dobbiamo ristudiare il tutto, i 52 faldoni da capo, in maniera originale e particolare per individuare il soggetto. Noi abbiamo detto fin dall'inizio, guardate che Santino Tuzzi non dice questo, o meglio non dice esattamente questo. Queste risposte gli sono state indotte perché lui era suggestionabile, lui si trovava in una condizione di inferiorità e quant'altro. La sentenza oggi lo dice. Pagina 119. Subito dopo il militare dichiara di nutrire dubbi sul giorno dell'ingresso della ragazza in caserma e sull'identità della stessa. Ci auguriamo che la procura non presenti appello, perché sarebbe soltanto tempo perso, perché la sentenza di assoluzione è praticamente perfetta, come è stata perfetta la nostra opera di difesa. Chiediamo che parta proprio dall'individuazione del proprietario produttore di queste impronte digitali e che segua altre piste, dimenticando finalmente la famiglia Mottola. I signori Mottola stanno vivendo questo periodo con un animo sollevato, decisamente sollevato, giustamente sollevato, legittimamente sollevato rispetto ai tempi del processo. Sono fiduciosi che il prosieguo, eventualmente ci fosse, del processo confermerà la loro estraneità ai fatti. Comunque, ripeto, la loro soddisfazione, la loro tranquillità sarà solamente quando questa brutta vicenda sarà finita, giuridicamente finita.